Parlare di user experience design oggi vuol dire costruire una dinamica contemporanea alla professione sia del design che della creatività all'interno di team che progettano prodotti e servizi. Questi prodotti e servizi hanno una complessità sempre maggiore e sono sempre più legati al mondo digitale. Il corso offre in questo senso un'opportunità di specializzarsi in maniera verticale rispetto a questi temi, a prescindere dal background di partenza. Nello specifico, i ragazzi hanno lavorato per produrre output come personas, basate su interviste reali condotte sugli utenti. Hanno realizzato delle customer journey map, da cui è emerso un nuovo concept di experience dell'utente a cui si stavano andando a rivolgere. E infine, hanno progettato l'architettura dell'informazione e i wireframe, le schermate finali, prototipate in maniera tale da andare a finalizzare con un touchpoint digitale tutte le loro osservazioni emerse in fase di metaprogetto, quindi nella fase di costruzione dell'esperienza utente. Noi abbiamo partecipato, direi, attivamente al corso, perché abbiamo un po' aperto il nostro mondo e la nostra piattaforma ai ragazzi che poi hanno partecipato al corso. Noi siamo un e-commerce, vendiamo ormai dal 2012, vendiamo prettamente online al 100%, vendiamo arredamento e accessorio casa. Per me è stata un'esperienza molto positiva, perché è bellissimo vedere 20-28 menti che pensano a un progetto al di fuori dagli schemi poi commerciali e tradizionali su cui noi poi siamo abituati a muoversi. E credo, sono molto convinta, che poi il processo e il metodo poi anche sviluppato all'interno di un corso del tipo, di questo genere, comunque che sono poi le fondamenta della user experience in generale, siano importantissime da portare in azienda, perché anche chi poi non fa precisamente quel lavoro assimila un buon metodo di lavoro.